Secondo te ha soddisfatto le aspettative e chi invece ha un pochino deluso fino a questo punto della fase, non più nel punto. Sicuramente è facile dire che Boston ha gestito bene le aspettative, poi bisognerebbe capire se parliamo delle aspettative prima che si cominciasse, che erano completamente diverse da quelle in corso d'opera. Però diciamo, Boston ha iniziato in un certo modo, è andata avanti sempre in un certo modo, e quindi direi dal punto di vista di soddisfare le aspettative ci sta. Perché comunque dall'inizio che ha un campionato di un certo tipo, e quindi riuscire a restare sempre lì non è facile, anzi è molto difficile. Quanti e chi non le ha soddisfatte? Tantissimi, probabilmente perché abbiamo un'idea di aspettativa sbagliata, perché ormai il dinamismo di quello che succede è talmente elevato che ti costringe a non pensare, guardando un elenco di nomi o facendo una fotografia alla 15ª o alla 45ª partita, che tutto andrà avanti in progressione geometrica o aritmetica. Tutto va avanti in maniera molto sinusoidale, e quindi le aspettative, io credo, per fortuna, sono fatte proprio per essere sprigionate. Ti aspettavi Anthony Edwards a questi livelli? In generale il team deve aspettare questo. Diciamo, Anthony Edwards è un giocatore, ci pensiamo anche anagraficamente, ma non è solo un discorso anagrafico, veramente verde, come dicono loro, veramente giovane da tutti i punti di vista. Il potenziale è inestimabile. La curva di crescita, secondo me, quest'anno è stata leggermente più veloce di quello che si sarebbe potuto pensare. Per esempio, dopo il mondiale, nessuno, quasi nessuno, non so se nessuno, ma quasi nessuno, quando arriva a un certo tipo di palcoscenico la prima volta, senza un certo tipo di, chiamano esperienza, ma non è solo un fatto di esperienza, non riesce a impattare immediatamente e a fare subito tutta la strada. Diciamo, Anthony Edwards è uno che tutta la strada la può fare. Poi, se la farà, dipende dall'ultimo miglio. L'ultimo miglio è incomparabilmente più difficile, se sei Anthony Edwards, dei precedenti 99. Allora, è evidente, stiamo parlando di Holiday. Holiday è un giocatore, diciamo, una delle poche cose che credo di aver imparato è che tu devi sentire quello che dicono gli altri giocatori, evidentemente fuori dall'ufficialità. E fuori dall'ufficialità, tu nel NBA trovi un sacco di persone che ritengano che Holiday sia sottovalutato, un altro concetto un po' generico, però prendiamo questa parola per intenderci. Non è sottovalutato solo perché non fa tanti fallo, o perché si guarda più in un metacampo che all'altra, è sottovalutato perché per vincere in una situazione del genere tu paradossalmente hai più bisogno di Holiday che di Tatum, più bisogno di Holiday che di Adetokunbo. Nel senso che se arrivi in fondo, come ha detto Kumbo, Anthony Edwards, Doncic, c'è per forza. Non è detto che ci sia Holiday, e quindi Holiday nell'ultimo pezzettino ti fa fare un tipo di strada che magari uno, anche più appariscente di Holiday, non è in grado di farti fare. Però è anche vero che se guardi magari le 80 o 90 partite precedenti, è giusto dire Holiday sembra un giocatore, virgolette, normale. Nelle ultime 10 non lo è. Viene in mente Ginobili, è un giocatore diverso, però è questo tipo. Ginobili non era giustamente, mettiamo giustamente tra virgolette, considerato tra i migliori, non so, 30 della stagione. Ma era sicuramente considerato, secondo me, da quelli che ci giocano contro, tra i 10 più importanti, quando poi si gioca davvero per te. È abbastanza diviso. C'è chi dice che però, c'è chi dice che invece fuori forma, che mangia le padone, che non
funziona bene, tu che cosa ne pensi e cosa pensi anche dei basket? Non ho frequentazioni alimentari e sociali con donne, che non so cosa mangi, non so cosa beva, non so come viva e oggettivamente neanche lo voglio sapere. Diciamo, la polarizzazione è una cifra del tempo e si può accettare o non accettare, si può sposare o non sposare, si può abbracciare o non abbracciare. Non sono un tifoso della polarizzazione, non ritengo necessario sottolineare più di tanto che Doncic è fortino a pallacanestro e che non ha esattamente la silhouette di un decatleta olimpico. Non sono per forza due cose che sono in contrasto, sono due cose che sono lì, sono tutte e due lì da vedere. Prendiamo una possibilità di guardare le cose diversamente. Doncic, per la pallacanestro NBA, è un grande atleta. Un grande atleta non potrà vincere il decathlon alle Olimpiadi, neanche i 1.500, che meno i 10.000. Ma non fa né il decathlon né i 1.500, 10.000. Fa pallacanestro. E a pallacanestro avere potenza, forza, capacità di decelerazione, dico tre cose, potrei dirne altre, è atletismo. Quindi Doncic è un atleta per la pallacanestro. È evidente che per il senso comune l'atleta invece è Marcel Jeffers. No, non è Marcel Jeffers. È il contrario del Marcel Jeffers, ma non fai 100.000. Invece lo definiscono la sua gestione dei tecnici. Quello invece, cosa mi dice? Me la vedi sopra. Il fatto che quei comportamenti traspirano durante la partita non è un punto di discussione. Comportamenti verso i compagni, verso gli avversari, verso gli arbitri, verso la concentrazione ideale sono comportamenti devianti, non sempre per 48 minuti, per 82 o per 100 partite, ma fa parte del giocatore, atleta, professionista, Doncic, questo tipo di, chiamiamola, devianza. Le devianze possono essere gestite o non gestite dentro un gruppo, possono essere, la stessa devianza può essere nociva o positiva dentro un gruppo, dipende dal gruppo. Di certo, negli ultimi due mesi della regular season passata, sembrava, meglio quello che possiamo dire, è stata nociva. Oggi e non da oggi sembra dall'esterno positiva e credo che si possa dire che è positiva. Questo non significa che allora è sbagliato comportarsi così, ma all'interno di un gruppo così complesso che fa una roba così competitiva non possiamo utilizzare, torno al discorso di prima, gli standard che utilizziamo per valutare come ci si comporta, per esempio, in una festa o in un ufficio. Questo però non significa affatto che fare il dispetico sia una buona cosa. Fare il dispetico non è una buona cosa, ma può essere gestito in determinate dosi che sono un divaghe dentro le partite. Tendenzialmente più la partita di un certo tipo e più riesce a controllarla o vuole controllarla, quindi eviterei la polarizzazione per Doncic contro Doncic, ciccio fenomeno, bispetico agonista, perché oggettivamente non mi sembra così intellettualmente sfidante. Se voi siete la sento con un pronostico, qual è lo scenario probabile che questa è? No, non me la sento e non voglio fare pronostici, non per scortesia e non per fuga. No, semplicemente perché credo che l'istituto del pronostico, ormai credo che possiamo dirlo, è un istituto, secondo me, da combattere. Questo sì, è da combattere. È da combattere perché il pronostico significa guardare quello che succederà. Quello che succederà è influenzato da una serie di fattori che sono
avvengono sempre più velocemente a intervalli enormemente più ridotti rispetto a ieri. E quindi fare un pronostico adesso senza sapere che cosa succederà letteralmente stanotte mentre parliamo è un pronostico veramente scritto sull'arco. Ricordo a me stesso che Indiana in 3 delle 4 partite ha giocato con Boston tutti i minuti nella partita, se non sopra, perlomeno pari. Minnesota nelle prime 3 partite ha giocato con Dallas tutti i minuti della partita lì. Questo significa che sia finita 4-0 di lì per caso e mentre parliamo sia 3-0 di là per caso. Però non c'è scritto nella pietra, per esempio, che Boston è meglio di Indiana. La Boston di quelle 4 partite ha avuto sufficiente differenza da vincerle tutte e 4. Un concetto completamente diverso. Se domani mattina rifacessimo la serie Boston-Indiana, perché è già finita, con il miglior Haliburton, se finisse 4-2 per Indiana, secondo me non sarebbe una cosa scandalosa o clamorosa. E quindi qual è il pronostico giusto? Il 4-0 successo o il 4-2 che non vedremo? Grazie mille.